Non nascono più bambini, cari amici, non nascono più bambini. Questa è la notizia del giorno, se ne parla su tutti i giornali, però sui giornali poi appare anche questa bella foto. Questa foto si trova sul Corriere della Sera odierno, cari amici, Corriere della Sera odierno, vedete qua, sabato 20 febbraio 2016, pensate che questa bella ragazza ha 17 anni, guardate, e questo bambino è nato sul barcone, capito? E loro sono sbarcati sul nostro vecchio continente, guardate che bella famigliola. Sì, in Occidente, però i giornali parlano dell'Italia, dei bambini non se ne fanno quasi più, non se ne fanno quasi più. E allora io mi ricordo, cari amici, che quando ero piccolo, e il mio papà aveva una specie di una piccola enciclopedia, un'enciclopedia che doveva essere stata stampata alla fine degli anni 30, quindi nel 1938-39, purtroppo ora non ce l'ho più e ho sbagliato, perché questa piccola enciclopedia, no, come ci abbiamo oggi ci sono le garzantine, no? le belle enciclopedie garzantine, e questa enciclopedia informava me che avevo 10-11 anni, quindi erano dati relativi al 1938-39, che il nostro pianeta contava 900 milioni di abitanti. Il nostro pianeta, poi voi fate pure la verifica, e quanti abitanti c'erano sul nostro pianeta nel 1938-39, e vedrete che ci sarà scritto 800-900 milioni di abitanti. Poi io sono cresciuto, perché allora avevo 10-11 anni quando consultavo questa piccola enciclopedia del mio povero babbo, e mi era rimasto a mente che il pianeta contava 800-900 milioni di abitanti, tutto il pianeta. E adesso che siamo nel 2016, che io ho i miei bravi 76 anni, sembra che noi abbiamo oltre 7 miliardi di abitanti, perché sembra che noi si cresca ad un ritmo che viene chiamato, le persone esperte lo chiamano un ritmo geometrico, logaritmico, esponenziale, che vuol dire 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, capito? A ritmo esponenziale. Beh, è chiaro che a un certo punto ci si deve fermare. L'Italia si è fermata e anche l'Occidente in genere si è fermato. Quando il Papa si è fermato al muro che divide il muro, al reticolato che divide gli Stati Uniti dal Messico, c'è da dire che gli Stati Uniti stanno conoscendo anche loro una specie di invasione come la conosciamo noi, un'invasione dei latinoamericani. Sembra che presto la maggior parte degli statunitensi non saranno più né i bianchi né i neri, né i bianchi ariani né i neri, ma i latini americani. Addirittura la lingua spagnola sta prendendo il sopravvento negli Stati Uniti. E insomma, cari amici, la razza bianca o ariana o indoeuropea sta smettendo di fare i bambini, ma ci pensano loro. Guardate che bella famigliola, guardate, cari amici, guardate come sono felici. E sì che questo bambino è nato durante la traversata, una traversata perigliosa. Beh, se anche noi smettiamo di fare i bambini, siamo su 60 milioni. Io penso che la popolazione giusta per l'Italia sarebbe di 4-5 milioni di abitanti. Cosa volete che vi dica? La penso così. E 4-5 milioni di abitanti, cioè, se andiamo avanti così, fra un secolo in Italia ci saranno 4-5 milioni di abitanti, e allora ci sarà più ossigeno per tutti e meno inquinamento per tutti. Va bene, cari amici? Cosa volete che vi dica? Io la penso così.
E intanto ci pensano loro, guardate che bella famigliola, cari amici, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. E dove la troviamo noi in Italia, una famigliola come questa? A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.